Buon pomeriggio amici di Calcio Napoli 24 TV e ben ritrovati. Nuovo episodio degli Occasionali, il nuovo format targato CN24 TV, dove non si parla quasi mai di calcio. Quest'oggi altra puntata scoppiettante, sempre in compagnia del sottoscritto Riccardo Catapano, con Vittorio ed Emanuele Bernardo in cabina di regia, il nostro Vincenzo Testa che andiamo a salutare e Ciao a ringraziare. tutti. Grazie Ciao Vincenzo, grazie a te per essere qui con noi anche quest'oggi, tu che a sei te. l'interno, e Grazie presentiamo anche l'ospite di quest'oggi. È un grande piacere avere Andrea Rossi, alias quello di Alici come primo, ormai è un tutt'uno proprio il tuo nome. ragazzi. Ciao Andrea, Applauso finto. Qui è applauso reale. finto Te lo perché noi lo facciamo facciamo reale. sempre. Quello di Alice, come prima, ha detto Bruno, mi chiamano in tutti i modi. Ma l'anagrafe proprio ormai è Mia proprio mamma mi così. chiama Andrea, è l'ultima che è rimasta Andrea, per e noi ti chiamarmi Andrea. chiameremo. Però Bruno pure mi piace. Bruno Cioè, è. Bruno Mi non devo chiamare un figlio, Bruno. è male. Mi Ecco, chiama. vedi. Cioè, molti si Bruno confondono. Alici come prima, Bruno come Junior, come in Rossi. America, fai Bruno Senior e Bruno Bruno Junior. II, sì. Ma Sapete perché perché? Bruno? Perché prima di tornare al nome Alice come prima su Instagram, volevo lanciare Andrea, capito? Proprio il brand Ok. mio, Andrea. E quindi non avevo chiamato il profilo Alice come prima, bensì Buon Rossi. Sì, Ok, Buon Rossi mi come Andrea ricordo. Rossi, Buon Rossi. E molti leggevano Bruno Rossi anziché Buon Rossi. E allora. Dicevano chi è sto Bruno, sto No, Bruno. ero convinto che mi chiamavo Bruno, e quindi Ma mi per quello l'hai schiedevo. cancellato, cioè non esiste più Buon Rossi, ora Sì, sei Alice come primo. vabbè, non per quello, però è stato sicuramente un vantaggio per la mia personalità, perché a un certo punto già mi chiamano Alice quando cammino per strada. Alice, Alice, Andrea mai, quindi poi se mi hanno chiamato Alice, Alice e Bruno e a volte Federico, non so perché, mi chiamano Federico. Vivi di più personalità praticamente Non ho ormai. più una vera personalità. Ma li accetti tutti oppure mandi a quel paese chiunque ti chiami Solo diversamente? chi mi chiama Bruno lo mando a quel paese. Ah. Cioè, se mi chiamano Bruno, dico chi cazzo è Bruno? Posso dire parolacce Sì, senza vai, vai che. tranquillo, È come il film, la canzone Non si nomina Bruno. La conosci tu questa vai. Io canzone? non la Mai conosco. sentita? Ragazzi, non siete poco aggiornati. Confermo. Di chi è questa? Alla Ragazzi, regia. la conosce È il nuovo film Emanuele? Disney. Non ricordo come si chiama, però. Come si Il chiama? nuovo Non film lo vedo. Disney. Ah, Ragazzi, vi giuro che esiste quale? Non si nomina Bruno. Lo vedremo. Ma il nuovo film Disney, quello là ambientato a Genova, se non sbaglio, No, no? no, no, no. quello è Luca. Quello è Quello è Luca. 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 Questo come si chiama? Potremmo chiamare pure Luca a Come volete, questo voi chiamatemi. Io mi giro comunque, a prescindere. Ah, ok. Consapevole dei Se costanti. usare il napoletano fra, che funziona sempre. Capo. Capo. Capo, che quello Capo, perché ce l'ho Tutto. così. Esatto. Comunque, Andiamo. io dovete sapere, caro pubblico, mi ero messa la maglia azzurra, ho detto che bello, andiamo là, andiamo a parlare di calcio, E finalmente. invece ti abbiamo fatto firmare un contratto, lo possiamo Per dire, cui dove non non si. devo parlare Se no, assolutamente. Arrivano si parlerà, si parlerà le querele. anche di, si parlerà anche di calcio. Oggi, tra l'altro, anche i calendari. Dopo magari lo commentiamo pure insieme a te, la festa scudetto, eccetera, eccetera, eccetera. Ne parlavamo prima off records. Dicevi, tu mi hanno fatto sempre interviste dove come nasce Alici come prima. Io invece la prima domanda: che studi hai fatto? Sono laureato in economia Economia aziendale? aziendale, Qui a sì, Napoli, alla Federico Federico II, II. perché diciamo che nella vita avrei sempre voluto fare Soldi. quello che faccio. No, 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 in Ah, realtà ok. tipo giornalista, giornalista, Ah, influencer, non ok. Tu esiste nasci proprio. giornalista, tra Sono l'altro. iscritto all'albo dei All'albo. giornalisti e volevo fare il giornalista, volevo fare un giornalista televisivo. Quindi mi crea, diciamo, un'alternativa, dopo a me, laureandomi in economia, mi creavo una sorta di cuscinetto di paracadute, Certo, capito? Quindi ho fatto questo percorso universitario parallelamente a creare poi Alice come prima, prendermi il tesserino e il percorso più concreto. chiaro. Tu scrivi per lo Strillo, giusto? Anche per il Ho Roma. scritto per lo Hai, Strillo, sì, è per il hai, Roma. per il Roma. Tra l'altro, ci ho lavorato anche io a Roma. È una grande palestra il giornalismo napoletano. Il Io ho Roma. un'esperienza con il Roma meravigliosa perché in realtà ho scritto un solo articolo. Ah. Sì, è praticamente. Vabbè, non vi dico alcune peripezie che ho avuto per farlo quell'articolo. Dopodiché, dopo queste tante peripezie, invio la mail con l'articolo. Mo' ci vuole sempre la spersonalizzazione del nome. Lo invio tramite la mia mail Sì. che è Andrea Rossi, eccetera. Firmato Andrea Rossi, il giorno dopo tutto contento, avevo 20 anni, vado a comprare il Il Roma, il mio primo giornale. articolo sul Roma esce Andrea Russo. Ah, perfetto, Quindi però. non solo i nomi, anche i cognomi sono stati Sì. storpiati Quindi Andrea praticamente. Russo ha firmato un articolo sul Roma a Quindi sua i miei insaputa. 70 articoli per prendere il tesserino, quello non vale Tu perché era di che ti Andrea Russo. occupavi con lo Strillo e No, con il Roma? di tutto sullo Strillo, cioè tipo roba.
noiosissima, come per esempio le metropolitane che non Ah, passano, ok. non so, le cose della città, quelle rotture di Cronaca, palle, facevi cronaca, cronaca molto qui. scocciante, e quindi questo mi dava modo di cercare di essere più creativo possibile e quindi fare questi Non articoli volevi fare quello alla noiosi. fine? Non quello, io volevo fare il giornalismo, però volevo essere Più più importante, sferzante, più, chiaro. anche più ironico, e quindi mi prendevo delle licenze nel fare questi articoli, ma Ah, ti stai promuovendo a Calcio Napoli 24? no, 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 Calcio Napoli. 24 adesso faremo un'esperienza insieme, lo possiamo dire in anteprima Sì, del ritiro di Di che Maro, andremo a Di Maro, esattamente. vengo anch'io con voi a Di Maro. Però insomma cercavo di fare l'articolo sulla metropolitana cercando di essere un po' più ironico. Era già Alice come primo, lo che Alice come prima, però nella cronaca cittadina. Cercavi di rendere qualcosa che magari era noioso un po' più che Sì, ma spiccasse. perché se no mi annoiavo io per primo a fare Certo. l'articolo sulla metro, capito? Che ci sono poche corse, e lo sappiamo, che palle. Chiaro, chiaro. Lo Oltretutto sanno già è lo tutti. Strillo, che è un grandissimo giornale Sì. per essere un piccolo giornale, capito? Cioè, quello sì che è una grande palestra per chi vuole diventare giornalista. Però era un mensile, quindi giustamente. Diciamo nasce un po' là la tua storia, perché era un mensile. Io mi ricordo, ho letto anche nel rogo di Città della Scienza, quello è stato un po' il click che poi ti ha dato la possibilità di Sì. cambiare, perché tu dovevi fare un articolo proprio sul rogo No, di non è Città che lo della dovevo Scienza. fare. Io quando fu incendiata Città della Scienza scrivevo per lo Strillo. E quindi quando tornai a casa e appresi la notizia, questa cosa mi fece rodere dentro, capito? Mi fece proprio incazzare perché io Sentivi proprio il sono bisogno di dire la di tua. dire la mia, e non avendo la possibilità di scrivere qualcosa immediatamente perché lo Strillo, come ci vuole, era un Sì. mensile, non mi sentii libero di poter esprimere la mia opinione. Quindi per questo mi diede l'input per creare Alice come prima, che era semplicemente l'input per essere indipendente nel dire qualcosa. Poi non ho fatto mai niente su Città della Scienza, però quello è Certo. stato il moto. Ok, molto interessante però pure Chiaro. questo. Beh, Questo è ti ha il spinto motivo quasi a perché. un giornalismo poi di Sì. inchiesta, per dire così. Vabbè, poi è venuto quello che è venuto da Sì. Alice come prima, cioè le cose. Non c'è Più stata l'inchiesta. Qualche comedy. inchiesta in 10 anni l'ho fatta. E le poche inchieste che ho fatto mi hanno portato molto bene, perché una delle inchieste che ho fatto è stata quella di Blue Whale nel Sì, 2017, sì, che sì. poi mi ha fatto andare alle Iene, e ho fatto qualcosa su Liberato, qualche Liberato ti servizio. contattano ancora, so che poco tempo fa ti Appena hanno esce una canzone su contattato. Liberato, di Liberato, mi contattano con le loro teorie, Sì. oppure Tu dicendomi conosci l'identità di Liberato? io. O sei Però liberato, poco non lo fa ti hanno so. Vabbè, metto anche contattato. questo. Poco fa hai fatto un video che dicevi che ti avevano appena Sì, contattato. appena esce una Che era canzone di successo? Era uscita la Liberato, nuova era uscita la canzone? canzone che aveva fatto la festa del Napoli. Sì. Questa non Ah, posso parlare di sì. calcio. No, 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 non ti preoccupare, Detto vai, vai. Napoli. Ho detto Napoli. Comunque, appena esce una canzone di Liberato mi scrivono: senti, comunque io so chi è Liberato. Ah, Se perfetto. vuoi che te lo dica, incontriamoci in un garage. Così fanno. E poi la maggior parte delle teorie erano su cantanti che già fanno i cantanti. Mi ricordo, chi era? Livio Cori, se non Sì, vabbè, Livio sbaglio. Cori è stato il nome per eccellenza Che già associato a faceva il Liberato. cantante, tra Infatti l'altro. ho ancora lo sfotto un po' a Livio, che poi dopo che ho fatto il servizio, che l'ho intervistato, siamo diventati amici. Quindi appena pubblica qualcosa, cioè gli commenta Subito lì, sempre grande Liberato. libera. E lui si incazza, lui va proprio Sì, è chiaro, è la concorrenza alla in freo. No, fine. ma perché giustamente tu vuoi essere quando prima lo dicevamo fuori onda, quando a me mi scambiano per Cerrone. Voglio molto bene a Però Cerrone. vuoi essere famoso Però per il io tuo sono nome, Andrea Alice giustamente. come prima. Vabbè, è chiaro, è come se a me mi fermassero e dicessero bravo Riccardo. Cioè, sarebbe. A parte Vabbè, ci te le scambiamo. prenderesti volentieri, Sì, ci bravo. Sarebbe pure un scambiamo. complimento. Va bene. Mi piace questo fatto che oggi vogliamo bullizzare te, mi piace, perché solitamente bullizzano me, quindi questo mi piace molto. Quindi parte poi il progetto Alici come prima. Quali sono state le difficoltà iniziali che tu hai riscontrato in questo progetto? Nessuna. Nessuno, tu ti sentivi libero di fare Esatto, ciò che sai, per volevi. questo non avevo alcuna difficoltà, diceva, quale difficoltà hai avuto? Nessuna, sai perché? Perché io non volevo diventare famoso, non volevo Un po' alla creare. Chiara Ferragni. Io volevo fare il mio percorso, volevo semplicemente far ridere i miei amici e divertirmi io nel fare le cose, perciò non ho avuto difficoltà, perché cioè, nei primi 6 mesi di esistenza di Alice come prima ho racimolato i primi 1.000 follower. Quindi quella sarebbe stata una difficoltà se io avessi Certo. avuto il pensiero di voler Chiaro, fare un chiaro, milione di follower. Io invece chiaro. volevo Non solo te ne fare. fregavo proprio di quello. Io faccio quello Sì, che tra l'altro mi voglio, quello ricordo che mi fa avevi il star bene. microfono di SingStar nei primi video. Il Vero. microfono azzurro che era il giocatore 1. Sì, poi si ruppe e passai anche al quello rosso. Ah, Praticamente ok. SingStar fu un regalo che i miei mi fecero tardivamente, cioè anzi la PlayStation proprio 4 credo, tardivamente, che alla fine del liceo.
E non l'ho mai usato, penso non è stato un grandissimo giocatore di È chiaro, PlayStation. se ti regalano SingStar E per... allora, sai, vicino alla PlayStation uscì SingStar, evidentemente mi non avevano manco visto, uscì SingStar e non sono né stato mai un grande giocatore, ma tanto meno un cantante. Cantante. Che liberato è lui in realtà. Quindi praticamente... grande alibi questo potrebbe essere. Mi avreste fregato se fossi liberato. In diretta, tra l'altro, perché questo non è registrato ma in diretta. Comunque, vabbè, non ho mai usato quei microfoni e dopo anni, perché erano passati penso 2 o 3 anni dal mio diploma, quando poi iniziai a fare liceo come prima, mi ritrovai quei microfoni e dissi, oh, bello, posso usare quelli. Fammi vedere se c'entrano nella camera che mi sono appena comprato. C'entravano e quindi è stato... È lui, sì. Calzava appena. E chi li portavi appresso per fare i video? Un mio amico che mi ha dato una mano per il primo paio d'anni. Per i primi 2 anni ho fatto con questo mio amico e anche con un altro amico. Poi ovviamente crescendo il tutto, chiaro, sono venuti anche esigenze diverse. Sono. Ovviamente crescendo anche noi di età, gli amici che mi davano una mano non mi potevano più dare una mano, certo, perché dovevano andare poi a laurearsi, lavorare, fare cose, chiaro, loro, chiaro, il loro percorso. A me poi ha preso una certa forma, iniziare a lavorare a Radio Marte, la pagina crebbe, poi la Iene, eccetera, e ovviamente poi hanno cominciato a lavorare con me persone che sapevano lavorare. Chiaro. Non improvvisate come ero anche io all'inizio, perché io quando ho fatto il mio primo video poi sono tornato a casa, certo, ho preso il computer di mio padre e ho detto fammi vedere se c'è un programma con cui montare sti file, ma non l'avevo mai fatto, né ho seguito un corso, né niente, mi sono messo là. Cioè, autoprodotto e autodidatta praticamente, sì, tutto così, tutto. Tutto. Pure l'intervista alla persona, il Vox Populi io l'ho imparato allo strillo perché mi facevano, sì, a volte mi facevano fare i sondaggi che poi facevo l'articolo su cosa aveva detto la gente. Nell'intervistare le persone, però scritto, che poi dovevo riportare quello che mi avevano detto, forse quello mi ha dato l'input per scendere con la telecamera, perché vedevo la gente com'era bella nelle risposte che dava. E tu hai sempre mantenuto un velo di serietà. Io questo, vedi, quando vedo le tue interviste, i tuoi video, sentendo quello che poi ti rispondono, io ho sempre notato, cioè, come fai a restare serio nel sentire determinate risposte? Quello è fondamentalmente è Andrea con la telecamera accesa. Io sono serio e non perché sono una palla, ma a me piace divertirmi sì, e far divertire. Però cioè un modo che mi fa ridere, di far ridere e di prendere in giro le persone è quello, chiaro, di essere senza serio. Senza ridere. Cioè secondo me la cosa più divertente che poi appunto ho traslato nei video, esatto, è quella di parlare addosso a uno che non se ne accorge perché esattamente sei così, molto Sì. Tra l'altro tra questi... Ci fu una volta anche mio fratello, mi ricordo che un giorno io stavo guardando i video su Facebook e vidi mio fratello, che su Facebook mi appaiono un sacco. Proprio l'algoritmo di Facebook mi propone Alice come prima. E buon algoritmo. Sì, su Facebook sì. E vidi mio fratello, dissi, oh, per mettere in difficoltà mio fratello ce ne vuole, perché comunque lui è laureato in economia, però ci riuscisti lo stesso. No, cos'è che stiamo vedendo? Ecco, vedi? Quasi che questa piano. Scena. Questo è un video, se non mi sbaglio, a Caserta. È una cosa nel casertano che dà tantissimo. Ma tu come le scegli le tematiche e le domande poi da... Non le scelgo prima di andare a un evento. Cioè tu scannerizzi l'intervistato e dici secondo me a lui va bene allora, questa se no. Vado a una festa, a un evento, la prima mezz'ora mi serve per intervistare tutti su fuffa, totale fuffa, cioè su tipo... niente. È tipo se vado a un 18esimo... Che tipo è il festeggiato? Ok. Domanda solita, no? Ma generica. Se ci fate caso, questa domanda non esce mai all'interno. No, è vero. Mai. Perché a me mi serve semplicemente per capire chi ho davanti, che cosa mi possono offrire le persone che sto intervistando. Chiaro. E eventualmente, in base a che tipo è il festeggiato, può uscire un argomento. È difficile che me lo prepari prima. Sì, e se lo faccio di solito non va mai in porto. Fai la domanda e poi è un flop. Esatto. E invece io c'è fondamentalmente su 350 video che ho visto l'altro giorno, sono caricato su YouTube 350 video, praticamente tutti sono venuti come veniva la serata. Quello che mi ma di solito le interviste le fai durante tutta la serata? Dipende, no, non durante tutta la serata. L'inizio? A un 18esimo sto un paio d'ore e a un evento tipo una serata sto un po' di meno di un paio d'ore, tipo un'oretta e mezza. E ti chiamano di solito i festeggiati proprio o i genitori? Dipende, spesso ultimamente è una sorpresa al festeggiato. Oh. Che poi è molto imbarazzante per me arrivare ed essere la sorpresa. Certo. Cioè, che cazzo di sorpresa è? Io? Che sorpresa sono io? E magari esce il video su TikTok che lo bendano, esci tu e il bambino piange, quello fa un sacco di views. Quello è il problema, che quando c'è la reaction di lui che è felicissimo, bello, la sorpresa sta, è riuscita. Però ci sta anche l'altro lato della medaglia. Ma molto spesso io arrivo, ecco, e lui...
Grazie mamma. No, non perché non è felice, probabilmente è È felice, chiaro. ma perché per, non È che per se niente. crei l'hype, poi ti Perché se aspetti. papà ti ha fatto al liceo come prima per sorpresa vuol dire che ti piaceva al liceo come prima, no? Però spesso i ragazzi magari sono timidi, Sì, non un po' esternano. intimoriti poi magari, ma di adesso Oh, calcio al qualche liceo, ma vongola che qua, dico? mo che dico. Quindi tu anche aspetto psicologico dei tuoi intervistati, cioè tu hai detto hai fatto Ma economia, io però merito, guarda, sei voglio tu parlare hai di una questo. laurea Io merito una d'onore. laurea d'onore in sociologia, non in psicologia. Ecco, In sociologia. infatti Se l'empatia. la Federico II ci sta guardando, fate Ma qualcosa. sicuramente arriverà il video alla Federico Magari non c'è il II. certificato, ma c'è un'esperienza incredibile. Cioè, praticamente Sì. ormai credo che esci. Quante sere a settimana esci? Nell'ultimo mese è Parecchio. stata dura. Non dico 2 a settimana, però in media 1,5 a settimana di serate. Quindi ormai c'è Ma realmente un'esperienza. quanto tempo ci metti tu a realizzare il video, fare il montaggio e pubblicarlo? Tanto, perché allora oggi proprio mi hanno fatto di nuovo la stessa domanda che mi manda al manicomio. Mi hanno contattato in pagina e mi hanno chiesto: vuoi venire al mio 18esimo? Ma poi il video si vede, viene proiettato alla fine. No, E questo è proprio come dire: cioè, non voglio essere volgare, sto cercando no, un'alternativa per ruota, essere. no, ruota libera, vai. Insomma, come stracciare il mio lavoro, perché c'è un lavoro dietro il video enorme, appunto. ci passo 3 giorni a montare un 18esimo. Cioè Chiaro. 3 giorni, nel senso che mattina e pomeriggio, mattina e pomeriggio, mattina e pomeriggio, e poi posso pubblicarlo. Altro che lo vediamo a fine Ti serata. capisco bene perché anch'io monto i video e so che per ogni Vero. minuto ci vuole un sacco di tempo. Sì. Poi O tu comunque fai il io torno con un'ora e voiceover, fai. mezza Sì, di girato, no? Un'ora e chiaro. mezza di girato che deve diventare 4 minuti Lo devi con il guardare, devi voiceover. tagliarlo, devi fare il voiceover, devi capire la struttura. Sì, Poi magari quello. penso riguardandolo riesci a captare anche delle cose che magari live non sei riuscito a Sì, captare. però la forza e la skill che forse ho sviluppato in questi 10 anni è che quando torno a casa ho già il montaggio in testa. Già E anche sai. mentre sto girando, perché questo mi aiuta proprio tanto. Certo. Quindi mi sono creato da solo uno schema mentale che mentre giro un video già so come lo devo montare. Poi è chiaro, riguardando le immagini c'è qualcosa che non ti eri accorto, che semplicemente facendo un piccolo zoom. Quella Diventa cosa magari diventa alle solo spalle molto qualcuno diversa. Alle una fa spalle qualcuno sì. dice qualcosa, un'espressione che non avevi notato, pure perché difficilmente lo guardo, no? Guardo in camera. Sì, fisso. Quindi Come uno zoom. dice Troisi, le donne in chiesa sono guardate fisse, però Sì, quindi lo tu resti dice il così. magistrato. E poi è difficile, io Certo. quando mi viene da ridere rido, pure se non me ne accorgo, penso di essere serio, invece penso solo lui e Enrico Lucci riescono a farlo. Sì, hai citato chiaramente la mia fonte di ispirazione. È vero. Enrico Lucci, che ho conosciuto quest'anno a Sanremo. Poi magari dopo arriviamo anche alle Iene perché io sono curioso anche del mondo Sono Iene, di stato alle tutto. Iene che Lucci se n'era andato. Vabbè, ci arriviamo dopo. Quindi Però proprio. arrivo alle Iene e non ho conosciuto Lucci. Cioè proprio il momento che sei arrivato, cioè era proprio. Vabbè, chiaramente ti sei ispirato a lui, hanno detto lui è il successore degno Ah, è di vero. Enrico Lucci. Quello che speravo. Invece quando sono arrivato alle Iene mi ha detto Davide Parenti, guarda, Lucci non faceva share, figurati tu che Ah, sei perfetto, l'esperto. complimenti, arrivederci. Quindi Come all'arrivo, così. subito mi ha detto che dovevo fare servizi seri. Non Nata Voda fai i credo servizi. Non di credere. Siri. Non crede di Non ha capito aver avuto neanche Siri. Siri, manco Siri ha capito. Neanche Siri, Dovevamo non fare. è convinta neanche lei alla Non ha fine. capito bene cosa ha No. detto Davide Parenti, neanche io. Volevi E aveva fare. iniziato col piede sbagliato. Quindi anche lì volevo variare. E invece no, doveva fare servizi seri, le cose Assurdo. Questo è un po' il strappalacrime. refrain della tua vita, per forza ti vogliono far fare il serio Sì. a te, e invece tu cerchi di evadere Non quanto più solo, poi dopo sono possibile. arrivato alle Iene e ho detto: ah, che bello, finalmente adesso avrò un autore che mi dice cosa devo fare e un montatore che mi monta i video. Niente. Invece no, io sono Ah, andato neanche il dietro. montatore avevi. Il finalizzatore avevo, ma tutti e tre i miei servizi da inviato, perché ho fatto solo 3 servizi da inviato in onda, me li sono montati da solo e poi sono stati Cioè, finalizzati. aggiusta l'audio No, praticamente. vabbè, no, non Il devo dire la verità. finalizzatore è Fai anche tipo una i. figura che io, per esempio, la sto Non. scoprendo a te. Che Fa le fa il grafiche, finalizzatore? la figura è montatore. Ok. Però, diciamo, la finalizzazione del video significa una cosa è il montaggio, una cosa sono i tagli, anzi, prima di tutto, Sì, una cosa c'è il chiaro. montaggio e poi c'è la Chiaro, finalizzazione. Io arrivavo fino alla finalizzazione chiaro. perché stupidamente sapevo montare e quindi mi sono dato la zappa sui piedi nel saperlo Ah, quindi fare. per cui se tu avessi detto no, io non mi occupo di Però sarei montaggio. andato in onda ancora di meno perché in questo modo velocizzavo il Chiaro, chiaro, tutto e chiaro. fortunatamente vicino a me c'era il capo dei montatori, quindi il più forte montatore delle Iene che mi ha finalizzato forse 2 dei miei 3 pezzi. Però ho fatto pure 11 scherzi d'autore che lui ha montato.
non 11 lo sa scherzi da nessuno, non lo due. sa nessuno. Io questo, per esempio, non. Tipo, voi avrete visto lo scherzo a Insigne? Oh, cazzo, ho parlato di calcio. No, vabbè, Lo sta Insigne adesso facendo continuamente, non è più vuole Napoli calcio, sabotare questa non è più Napoli calcio, quindi Ho parlato con il giocatore del possiamo. Toronto, È solo una celebrità, praticamente. Esatto. Comunque, lo scherzo a Insigne io faccio parte degli autori. L'ho fatto Peppino Di Capri, ho fatto Balotelli, Cristina D'Avena, Fortunato Cerlino, che sarebbe Don Pietro C'è Grossi, stato sì. qualcosa che non è potuto andare in Vabbè, onda su tantissime cose. Insigne? Cioè, Ah, su dimmi. Insigne? No, su Insigne ci siamo meravigliati di quanto sia poi andato in onda Il realmente. Sì. tutto. E invece su chi non siete riusciti a mandare in onda? Abbiamo fatto, non so, manco se lo posso dire, magari mi denunciano. No, Lo no, al dico? massimo denunciano noi, quindi. No, denunciano me, credimi. Dillo in anagramma. C'è un ex, non so se posso dirlo. Cioè, sono due ex calciatori. Sì. Un ex calciatore di Napoli e Juventus, di cui non farò il nome, non dite Ok, nomi. diciamo, sono quelli, però. No, sono tanti, però questo è famosissimo. Che non ha voluto che il servizio andasse in onda, ha Ah, spaccato ok. tutto. Ah, Mamma mia, ha distrutto le veramente. schede. Ha fatto una. Dopo lo scherzo, quindi cioè quando tutti si Quando sai, abbracciano. quando era uno scherzo, tutti si abbracciano. Ma mira sta. Ha distrutto tutto. E un ex giocatore di Inter e Palermo. Ci teniamo Più sul vago, vecchio, eh. che pure non ha voluto, anzi voleva, lasciamo se voleva dei soldi per andare in onda e non è mai Ah, andato vedi, addirittura. Adesso io sono curioso. Non diciamo il nome né eccetera eccetera. Lo scherzo in sé per sé Napoli-Juventus. Lo scherzo qual era? Se si può dire. Era uno scherzo che tipo una persona vicina a lui aveva iniziato a frequentare un brutto giro. Ah. E quindi poi, vabbè, cambiamo Ok, argomento. stiamo proprio camminando sul vabbè. filo Ci della torniamo off record denuncia. poi magari su Quindi queste cose. molti servizi molti scherzi delle Iene in quei 2 anni ho partecipato io, perché 11 in 2 anni sono tanti, andavano scherzi a puntata. Però molti non lo sanno, perché io avevo questa malsana idea di voler essere ricordato solo perché andavo in onda, Ok. soltanto col vestito, e quindi non lo pubblicizzavo nemmeno che lo scherzo era mio. In molti appaio. Tipo, ecco, lo sapevo. Valeria Marini. Sì. Con Valeria Marini appaio molto in primo piano. Però tu guardi Valeria Marini, non te ne Non te accorgi. ne accorgi, però ci sei. Ci sono, faccio l'autista. Divertentissimo, più Stesso divertentissimo. Stesso vestito, tra l'altro, poi da autista. Ma no, perché l'autista forse l'autista di era blu. oggi è vestito normale, No, non è cioè come. avevo una giacca blu. Ah, ok. Sempre col cappellino d'ordinanza oppure No, l'autista credo si sia all'epoca. perso ormai. Non mi ricordo se avevo il cappellino. Ho fatto spessissimo gli scherzi. Ho fatto almeno 2 volte il carabinier. Perché secondo me c'era quello stereotipo a Milano che io ero napoletano e E quindi quindi poi. fai il carabiniere il concorso all'arma. Senti, vedi, Emanuele già sta Vabbè, trovando, non so io che già cosa. vedo scena Non so live. cosa ha trovato Sì, lo Emanuele. vedo già, lo vedo già. Ce l'avevo il cappello? Vediamo. Mi Aspetta pare di adesso. sì, a vedere da qua. Sì, ce Eccoli qua, vedi, cappellino l'avevo. d'ordinanza. Però mi sono divertito tantissimo a fare Valeria Marini. Senti, com'è stato il passaggio dal web, da YouTube, eccetera, alla TV? Te l'ho detto, mi aspettavo che sarebbero state più facili le cose. E invece dovevo comunque farmi da solo. Cioè, ovviamente ci stava il supporto, Ma però. hai trovato anche la stessa, tra virgolette, libertà? Sì, questo devo dire la Ok. verità. Molti credono che ci sia Eh sì, censura. censura, paletti, devi seguire questo, invece no, non è No, così. niente, l'unica cosa che devi seguire è che la cosa sia interessante per il pubblico. Cioè, l'unica cosa che Chiaro. conta è fare uno show. Quello Certo. è l'unico paletto, che non è un paletto, è giustissimo, no? Che la cosa sia interessante, sia fruibile dal pubblico. Però non c'è stata mai, non ho mai sentito, no, questa non la possiamo. A meno che quella persona non si arrabbi perché gli hai fatto uno scherzo. Bisogna rispettare le leggi per Chiaro, andare in chiaro, chiaro. onda, no? E quindi Se ci qualcuno non sono cose che non vuole. possono essere messe per questioni legali, non per censura. E invece su YouTube, quando hai fatto le interviste, c'è mai stato qualcuno che magari ha detto: Vabbè, ho fatto una gaffe, non mi mettere. Sempre, ogni video, Sì. quando torno a casa, mi arriva il messaggio di qualcuno che dice non mi mettere. Ah. E ho imparato quindi a intervistare solo maggiorenni. Ah, direi Per così ok. non mi rompete le palle, cioè siete maggiorenni, Quello che hai fatto è sì. fatto, ti freghi. Anche perché su YouTube penso che le regole siano molto più rispetto alla Sono le stesse televisione. regole, però poi c'è il paradosso di tu vai a una sala di discoteca e ti fanno la foto e poi lo pubblicano nell'Instagram o nel Sui Facebook social. dell'organizzazione della serata, quello si può fare. L'intervista invece no, perché? Che cambia? Oppure la storia Instagram di quello là che davanti a te si fa la storia e ti acchiappa a te che stai baciando una Certo. che non è la tua ragazza.
Dove finisce la storia Instagram e comincia il creator? Certo. Quindi c'è Chiaro. questo paradosso, però poi le leggi in fin dei conti sono le stesse della televisione, non puoi pubblicare chi non vuole essere pubblicato. Però Vai. magari si lamentano di meno E allora perché. io sto attento nel momento in cui chi mi chiede di non essere pubblicato, se ha detto qualcosa realmente di pregiudizievole, che lo può Certo, mettere in vabbè, quello sì. difficoltà reale, Togli io quella ovviamente non lo parte. metto. Se si mette vergogna di come ha detto una parola Quello perché gli è è. scesa la voce, gli dico: senti, no, che vuoi? Oppure lo faccio ragionare, cioè non Sì, mi sì. prendo lo È scontro ovviamente, però lo faccio ragionare, non fa niente, dai, ma che fa? Tanto comunque qualcosa di ormai tutti divertente. hanno capito lo spirito di Alice Sì. come prima, non è più all'inizio più era oh, mi vuoi sfruttare, ma io non sfrutto la gente, Io credo che se all'inizio proprio giochiamo il insieme. rapporto all'inizio era effettivamente credo diverso, non avendo ancora un nome, cioè qualcuno poi magari non dico che prova a marciarci pur di uscire su Voglia, Alici come prima, no, quindi quello credo che ci sia anche un po' di show nello show. Prima sì. invece penso che tu abbia riscontrato effettivamente più difficoltà da questo punto di vista No, era più facile. a Non relazionarti. era più Era difficile, era più nel facile. relazionarti anche con Nel loro. relazionarmi avevo forse maggiore diffidenza, però il fatto che non mi conoscessero mi dava un vantaggio, mi dava Ah, un'arma certo. nel poter fare più il personaggio, capito? Avevamo le Già, difese no, sì, abbassate lì. mo stanno attentissimi quando mi vedono. Oppure semplicemente vengono e vogliono fare i fenomeni, come hai detto tu, che è vero, perché sanno che cosa può succedere con un video e quindi vengono a esprimersi al meglio. E tu anche là, tornando alla psicologia, alla sociologia, riesci a inquadrare chi è autentico e chi Sì, che a me invece. piace solo l'autenticità, non mi piace quando, Ah, chiaro, chiaro, quando perché vengono a fare non i li metti proprio nel fenomeni video. eccessivi. No, non li metto, li metto solo se fanno ridere, anche lì è una questione di show. Certo. Anche Alice come prima fa show, no? E quindi è intrattenimento, Sì, deve essere divertente. chiaro, Se tu vieni, sei spontaneo e sei divertente, ti metto, se no, chiaro. no. No, parlavi delle discoteche, insomma, da giovane tutti noi le abbiamo frequentate le Quanti anni hai? discoteche, 33 io. Insomma, le abbiamo Io frequentate, 26. più Tu quanti anni giovane hai? 32. 30, Vabbè, ci ancora siamo, una uno di mezzo. volta Sei il più vecchio sono il più del. anziano. Vabbè, io 33 a settembre, ancora 32, quindi diciamo. Comunque sei più Comunque sono il più vecchio. vecchio e purtroppo mi porto questa spada di Damocle appresso. Dicevo, no? Le discoteche, noi tutti quanti abbiamo vissuto le discoteche che già di per sé sono, cioè, pullulano di personaggi, soprattutto qui a Napoli. Mi racconti l'episodio più particolare, magari anche off record, che ti viene in mente pensando al tuo lavoro di intervistatore per le discoteche di Napoli? Non c'è quasi niente off record Alla perché. fine quello che è, l'hai preso e S l'hai messo sì, lì. sì, ma perché poi comunque i miei cameraman sanno che devono registrare tutto. Ecco, ti posso raccontare che una volta andai, e non è una discoteca, andai a un evento Noi con Salvini. Ah, vabbè, già questo. Era l'inizio, era Noi con Salvini, quindi proprio l'inizio della Lega, voleva arrivare a Napoli e quindi fece questo evento al Palapartenope. Io andai e iniziai a fare le interviste, ovviamente un po' a prendere in giro i figuranti che erano lì. Feci queste interviste, a un certo punto forse si sparse la voce che stava succedendo questa cosa, venne qualcuno della sicurezza a cacciarmi. E io, cazzo, sono la mia occasione, adesso mi È faccio mettere le fatta, mani mi addosso. stai invitando a nozze, però. Bellissimo, avevo il microfono qua e quindi mi metto così. Non ho capito, scusa, ma perché me ne devo andare? Sai, un po' lo provocavo, però cercando di Chiaro, rimanere personaggio nel comunque giusto, così che eri. quello che mi Sì. ha un po' fatto avanzare, bellissimo, su tutti i giornali, fama per tutta la vita. Cosa si fa, audience? Invece lui non fu violento, fu soltanto un po' antipatico. Quando me ne andai, dissi al mio amico, quello là che all'inizio mi dava una mano, dissi: hai registrato tutto? No, no, appena è arrivato ho stoppato. No, Ma come? rifacciamolo allora. Cerchiamone un altro per la Fortunatamente sicurezza. non ha buscato, se no ha buscato inutilmente. Pensa un po' oltre al danno la Smetti. beffa lì. Però vedi, questa è la differenza tra gli operatori amici e gli operatori che fanno effettivamente gli operatori. E loro magari già lo sanno che quella cosa può funzionare sul web. Adesso Alici come prima, tutto il cast di Alici come prima, quanti ne siete tra. Allora, che lavorano penso siamo 5. E poi ci sta la parte dei talent perché nell'ultimo anno Alice si è espansa anche nel management di alcuni blogger, Esatto. creator perché non mi piace dire influencer.
E quindi ci stanno anche questi 6-7 ragazzi creator. E voi state curando anche quest'altro Sì, aspetto, quindi insomma loro il tuo interessi. lavoro si è Produciamo quintuplicato, insomma, rispetto a quello i loro video e non tutti, perché a me piace lasciare molta libertà ai miei talent, chiaro. in quanto essendo prima di tutto talent, so cosa vuole un talent, e cioè vuole la libertà. Io non mi sono mai messo sotto agenzia perché non volevo che l'agenzia mi dicesse quello che devo fare e quello che non devo fare. Quindi io non lo faccio con i miei ragazzi. Possono fare quello che vogliono. Poi io gli do un supporto nelle collaborazioni, un supporto tecnico per le registrazioni, per i microfoni e per le sponsorizzate, che oggi chiaramente sono Beh, insomma, alla base del web. Questo, quindi sono parecchie persone che stanno Ma da attorno a quanti anni me. lo state facendo questo? E il management da un anno, è abbastanza embrionale, per quanto saranno delle soddisfazioni. Tutti insieme siamo andati a Sanremo, per esempio. Ho portato. Dovete sapere che nel 2018 sono andato a Sanremo con Radio Italia. E quindi fu Radio Italia che portò me e altri talent, tra cui Diego Laurenti, Valeria Angione, no? Un po' di napoletani amici miei che andammo a Sanremo. E invece quest'anno mi sono tolto la soddisfazione di essere io l'agenzia che ha portato i talent a Sanremo, in una casa totalmente Una TikTok distrutta. house distrutta TikTok praticamente. House, che era praticamente una casa omologata per 5, eravamo in 8. Con Vabbè, è che stiamo crescendo. È calma. Come fanno i The Jackal quando fanno la reaction a Sanremo, praticamente. Che quelle le case. Boh, non sono mai stato a Sanremo. Le case come sono piccole, No, tutto in dipende, ci generale. sono pure le case con la Ah, ok. piscina sul terrazzo, No, però non è questo il ovviamente, caso. però la questione è che a settimana di Sanremo costano le case, quindi la Chiaro, chiaro. produzione lì ci Ma come tutti i prima. giornalisti, tutti i famosi, tutte Sì, celebrità. sì. Quindi. È stata un'esperienza bella, però. Ci siamo fatti Sanremo tra casa Sanremo e una villa, non mi ricordo come si chiamava, dove c'erano tutte le radio Mediaset, Ah, quindi ok. R101 con Diletta Leotta, poi arrivavano i cantanti. Ce la siamo fatta proprio bene, nonostante fosse tutto un po' fritto con l'acqua, cosa che noi facciamo spesso, friggiamo con l'acqua. Ci stai un Però po' poi alla là, fine ci riusciamo perché il sempre. senso di arrangiarsi Vabbè, questa è napoletano. esatta, è la Ma napoletanità infatti io questa. quando, prima mi avete chiesto quante persone lavorano con me, la prima skill per lavorare con Alice come prima non è se sai tenere la telecamera o sai montare bene, lo devi saper fare, ma puoi essere bravino piuttosto che bravissimo, Sì, l'importante è che sei sveglio. certo. La priorità per lavorare con Alice come prima è che sei sveglio. Ragazzi, ma possiamo dire. Sì. In generale, secondo me il sapersi arrangiare, come Sì, dicevi, che di il napoletano non trova un neonapoletano. problema, il problem Ah, solving il napoletano è. napoletano è in grado di saper fare anche 10 cose contemporaneamente e di sapertele risolvere tutte e 10. Se Chiaro. adesso, senza voler dire nulla, se vai al nord e gli proponi 10 problemi che affronta il napoletano e te li risolve tutti insieme, lo mandi al manicomio probabilmente. Quando sono arrivato alle Iene E tu ce lo puoi dire che insomma tu anche a Milano insomma No, ma ti hai racconto questa cosa lavorato. che è bella da un punto di vista della napoletanità. Davide Parenti, il capo delle Iene, chiamò questo autore, Squarcia, che ha avuto un ruolo importante nella mia formazione, proprio una persona che lavora a Mediaset da 30 anni. È autore degli scherzi e disse a Squarcia: sta sto ragazzo, te lo vorrei affiancare così si impara un po' a fare le Un cose. tirocinio, Io non non so. senti, lo disse al telefono, non sentì la risposta di Giorgio. E Giorgio evidentemente gli avrà detto: ma che già fa questo uomo, chill, ma metta uno nuovo vicino, me lo mi devi rallentare. E lui rispose: senti solo la risposta di Davide, non ti preoccupare, è napoletano. Vedi? È Capito? Come a dire, non ti preoccupare, è sveglio. napoletano, quindi sa il fatto suo. Esattamente. E no, tra le varie cose, alicinclopedia, l'ho detto Ma senti bene. come hai detto? No, Alicinclopedia. senza la N. Aliciclopedia. Ho Aliciclopedia. messo un N in più giusto per parlare di Che Napoli. immagino tu abbia qui da far vedere. Assolutamente, c'è l'Emanuele in Lo regia, tiriamo lo in facciamo vedere. 3D. Come nasce questa idea di andare a racchiudere alcuni anche dei tormentoni, perché lo possiamo I dire, sono neologismi, i precisamente. neologismi e i tormentoni di tutti i tuoi anni di servizio. Sì. Allora, diciamo che avevo in mente di fare la liciclopedia, cioè la raccolta di tutti i termini scoperti da Alice come prima negli anni, ce l'avevo già da tempo. Non mi mettevo a scrivere la liciclopedia perché non avevo tempo di farlo. Chiaro. Avevo sempre troppe cose da fare, quindi non mi potevo dedicare bene a scrivere il libro. Quindi ho approfittato del lockdown. Quando ci fu il Ecco, vedi. lockdown, tutti sono diventati creator. Io mi sono tolto dal web, non ho fatto nulla durante il periodo di Eccola qua, lockdown e vedi? mi sono messo a scrivere questo libro.
come vedete La non è foto è che voluta così, eh. sì, però come vedete non è che ci ho messo tanto proprio a fare la copertina, perché fa proprio cagare effettivamente questo è uno stile a rivederla. Però canvasoso, così possiamo no, chiamarlo. nemmeno Canva, era proprio Photoshop artigianale Chiaro, con i miei collaboratori, ma non c'avevamo ancora il grafico, si chiaro. vede. No, è carino, alla fine è carino. Ci Sì. stanno dietro di me, vedi tutte le parole, cavallo alla birra. E Poi adesso quello sono sono diventate di sono uso, diventati di uso di comune. uso comune. Cioè, alla fine, Cioè, dai tuoi video sono nati termini che vengono utilizzati oggi da tutti. Cioè, magari prima era confinato nel comune dove andavi, e oggi lo usano tutti. The Fox and the Merge, Acculturato. no? Sono Sono acculturato. acculturato anche. Sì, mi hanno dato delle soddisfazioni. E il libro pure è andato bene. Il libro è andato abbastanza bene, è stato autoprodotto perché mi sono fatto un giro tra le varie case Anche editrici. questo autoprodotto. Tutto autoprodotto, io ho una vita autoprodotta. Dovrei scrivere quando Questa è sarà la mia una biografia. vita La mia autoprodotta, quindi tu biografia sarà hai una vita deciso il autoprodotta. nome a Calcionavoli 24, E poi come visto? lo Una vita vendevi autoprodotta. il libro se era autoprodotto? Amazon ti dà Sì. questa meravigliosa opportunità di scrivere il libro, impaginarlo e Te lo metterlo in. stampa Scegli praticamente. la copertina, come lo vuoi fare, scegli il prezzo E poi e se lo vede lui. io volevo provare per vedere cose belle e buone, me lo sono trovato online. Ah, Qua è direttamente proprio. in vendita con Prime, cioè se lo compri domani arriva. Così, cioè stavo così guardando come funzionasse, belle e È buone, me già lo era sono andato trovato online. online. Infatti lo volevo lanciare in un giorno specifico. E invece. No, l'ho lanciato in un giorno specifico, tanto chi se lo comprava se non lo lanciavi. E niente, quindi fa tutto Amazon. Mi ero fatto un giro tra le case editrici, e le percentuali a loro erano altissime, a me Chiaro. bassissime, il libro è scrittivo, okay. E Giustamente. quindi me lo sono autoprodotto. Sì. È andato abbastanza Poi bene. chiaramente arriva E la poi volevo mettere un percentuale. prezzo molto basso, infatti il libro si vende a 12 euro. Lo possiamo tranquillamente dire, lo No, troviamo da vabbè, 10 non è, non euro. siamo qui per vendere Uno che libri. arriva a Napoli deve imparare velocemente tutti i neologismi. E poi, tra l'altro, la percentuale delle case editrici, io so che arrivava anche ai ragazzi che avevano inventato i termini. È Sì. una fake news questa. No, non Non c'era il credo copyright io. No, no, no. E sulle loro parole. quindi per mettere un prezzo bassissimo Sì, ho ma alla preferito fare fine. così, autoprodotto, e chi se l'è comprato? Mi hanno fermato spesso, capito? Oh, mi firmi il libro? Anche questa è stata una bella soddisfazione. No? Purtroppo essendo post-lockdown e comunque con quelle restrizioni non ho fatto quelle grandi presentazioni di Cioè, sì, il libri con firmacopie, firma copia, sì. eccetera. Però, ti ripeto, mi ha dato delle soddisfazioni. Ne hai in mente altri? No. Magari potresti No, non ne ho riuscire. in mente altri e ora sì che non ho tempo. Ok. Quindi per ora non ho in mente altri libri, però mi piace talmente questo titolo, Una vita autoprodotta, Ti è che... piaciuta? C'è il copyright nel Sì, caso. allora faccio, vi prometto che lo vengo a presentare da voi. Ah, vedi, Ottimo, abbiamo ottimo. strappato Questa è la questa percentuale. prova. Vabbè, ma noi Ottimo, ci ci sta, va accontentiamo. benissimo. Cioè. Anche, Tra l'altro è stata una tua idea, non mia, quindi io mi ritrovo solo però lui mi ha passivamente dato solo questo. l'input. Sì, Comunque il assolutamente. nome è venuto da me, è Sì, tutto io ho registrato, dato. è registrato. Assolutamente sì. È Vabbè, in diretta, infatti facciamo io trasmissione taglio. diretta, Non non ho è chiesto registrato. Questo lo tagliamo. percentuale, l'ho chiesto solo detto, però lo presentiamo a No, Calcio questo lo Napoli 24, presentiamo. poi apriamo qua tutto quanto, facciamo la coda anche per le Per il firme, firmacopio, va così, bene. così ci troviamo. Tra un poco parliamo di Napoli, non ti No, parliamo un po' preoccupare. di voi, ragazzi, che mi raccontate? Voi Ma parlate sempre di me. io, mia nonna ieri ha guardato il podcast e ha detto: "Ma che belle ragazze che ti porti". Quindi oggi avrà cambiato canale. No, secondo me dirà che bei ragazzi, non lo so. Non lo so, mia nonna. Chiediamola, salutiamo la nonna di Vincenzo, Ma la tra prossima volta la l'altro. dobbiamo chiamare in diretta, dobbiamo fare il collegamento con mia nonna. Ma guarda che lo sai che può essere Fa audience. un'idea, può fare una domanda per Chiamiamola, esempio. chiamiamola. Dai il numero a Emanuele, te la può chiamare tranquilla. Ma no, 081 non così, in ecco, sovrapprensione. non così, in diretta. Dai, parliamone un poco di Napoli perché abbiamo spoilerato, l'abbiamo detto, tu quest'estate verrai con noi a Di Maro per seguire il ritiro del Napoli. A questo punto l'ho capito, non ti chiedo neanche se hai pensato a qualcosa di particolare perché tu ti lasci trascinare dal flow, dal Niente, non ho flusso, pensato a quindi questo niente, anche sarà perché non sono mai bellissimo. stato a Di Maro o a un ritiro del Napoli, quindi non so come funziona. Ti divertirai, ti dico che ti divertirai, sarà un bell'ambiente, Sicuro. poi insomma ti vai a vedere il ritiro dei campioni d'Italia, Capito, non perciò ho male. aspettato tanto per arrivare al ritiro solo quando il Napoli era scudettato. Ah, e speriamo allora che anche l'anno prossimo sarai nuovamente in ritiro con noi, giusto per un Speriamo. poco di scaramanzia. Speriamo, Sapere. l'hai detto, speriamo di stare ancora. No, non sono particolarmente, cioè nel senso che è successa questa benedizione, speriamo Tu sei bene. tifoso. Moltissimo, sì, Il classico malato. questo Ah, è vedi, il questo prossimo ne. scudetto, vediamo se si Ah, l'hai fatto riesce. Ah, è adesso, nuovo vedi? questo, è Vesuvio che rutta il tricolore. Lo so che poi se lo sono Forse. fatti tutti, però io me lo sono fatto una settimana prima di vincere, quindi posso Quindi se essere alla stato uno dei fine primi. perdevamo?
che avresti fatto? No, mancava un punto. Mancava un punto. Lo sapevamo da gennaio, lo sapevamo. Chiaramente. Però mi sono sempre posto la domanda a quelli che si sono fatti la macchina interamente. Fatti prima, sì, certo, ma come fai? Ci sono i tifosi inglesi che si fanno i tatuaggi delle finali di Champions prima di giocarle, campioni e roba varia. Forse quello porta fortuna. No, molti poi le hanno perse queste finali, quindi hanno questo tatuaggio Champions e roba, quando in realtà poi non... Un po' come quando hai tatuato la ragazza che poi ti lasci praticamente. Come... No, quello mai. Però almeno ci sei stato con quella ragazza. In quel caso la Champions non l'hai vinta. Invece l'hai vinta la vittoria. Ti tatuato la ragazza e ti piace. Effettivamente sì. Tu come le feste, oltre al tatuaggio, come le festeggiate, come hai vissuto questa annata? Allora, io ho vissuto il coito interrotto di Napoli-Salernitana allo stadio. Ecco, mannaggia, è stato malissimo. È stato il sinistro di Dia in quel caso. E... mi verrebbe da fare altre battute su Dia, ma le lascio perdere. Magari poi viene a Napoli, non si sa mai, quindi evitiamo. E quindi quello è stato terribile. Poi dopo, come l'ho vissuta, purtroppo non sono andato. Poi ho scelto di non andare a Udine e di non andare allo stadio, perché ho detto, a questo punto, visto che il destino ha voluto così, me lo vedo con mio padre a casa. E siccome mio padre, come penso a tutti i tifosi, o a quasi tutti i tifosi, è lui che mi ha insegnato a tifare, mi ha insegnato ad essere tifoso del Napoli, tanto che mi mandava quasi in confusione quando stavo all'elementare e mi somministrava le cassette di Maradona. Ci siamo passati. Io poi andavo a scuola e non capivo, ma Maradona sta a Napoli o no? Cioè, sto Maradona è passato o è presente? Non capivo. È eterno, poi dopo hai capito che c'è sempre. Poi ho capito come funziona, è eterno, bravo. E quindi ho detto, vabbè, allora la partita me la vedo con mio padre a casa, e l'ho vista con lui. Dopodiché sono sceso al centro storico, volevo andare a Piazza Plebiscito, ma ho detto, mi fermo a bere una birra a Piazza Bellini, che è un po' la piazza mia dove sto sempre. Ed è stato talmente bello tutto quello che c'era là attorno, avevano messo la musica alta, sono rimasto là tutto il tempo e mi sono divertito tantissimo. Bellissimo. È stata una liberazione, cioè, anche se stavo fuori da quell'atmosfera dove avrei voluto essere, però comunque uscito dal balcone a vedere la città che festeggia in quel modo, mi è venuto da piangere come a tutti. Però proprio un attacco isterico l'ho avuto sul gol di Raspadori a Torino. Sono stato malissimo. Sono stato proprio male. Là ho pianto tantissimo. No, è stata una cosa incredibile. Perché io piangevo, ecco, quando mio padre mi somministrava il Napoli, e poi il Napoli stava in Serie B e faceva schifo. Anzi, nemmeno in Serie B, perché la schifezza maggiore era ultimi posti in Serie A oppure retrocessioni, decimo posto in Serie B. Il prefallimento, gli anni tu prefallimento. Avendo quel minimo gap di età, non hai chiaro, visto. Chiaro. E noi invece, se tu anche tu hai iniziato da piccolo, molto più. Prima partita al 95 allo stadio. No, 5 io nel anni, 98, 5 anni. A 7 anni, e comunque io piangevo quando il Napoli perdeva, però il Napoli perdeva tutte. Esatto. Era un pianto continuo il nostro all'epoca. E come abbiamo fatto a essere tifosi del Napoli? Arrivato in Serie C. Abbiamo sempre detto, essere tifosi del Napoli, il tifo del Napoli ha da soffrire, soffre. E noi fortunatamente quest'anno siamo arrivati a vedere e a toccare con mano quello che ci hanno solo raccontato, gli scudetti, ovviamente non Maradona, eccetera, eccetera, però tutte quelle immagini, piazza plebiscita, gente della Fontana, almeno io, in quelle invece, ma quando mai le vedrò queste immagini? Sì, che ti emozionavano anche solo a vederle, esatto. O a sentirle raccontare. Quindi per noi è stata un po' una liberazione questa. Ci sentiamo un po' sazi, però questo è l'errore, mai sentirsi sazi, perché adesso si deve ricominciare. No, come è finito il campionato, più che sazio mi sono sentito, oddio mio, mo ricomincia, cioè non siamo più mo non avanza, più 20, mo non abbiamo più 20 punti di vantaggio, quindi adesso c'è un calendario nuovo, cioè esatto. Siamo di nuovo si resetta tutto. Le pretendenti, tra l'altro con un cambio è andato via Spalletti. Anche lì ho pianto. Sì, lì continuiamo a piangere, però facciamo un in bocca al lupo ovviamente al nuovo tecnico Rudy Garcia, personalità diversa tra l'altro rispetto a Luciano Spalletti. Spalletti è diventato proprio napoletano. Cioè Spalletti ha capito tutto. Io ho sentito anche le dichiarazioni di ieri, cioè insomma Spalletti è napoletano proprio. Ormai è napoletano. È stato vincente il fatto che lui abbia capito la città non appena è arrivato. Lui subito, la prima cosa che ha fatto, se vi ricordate, è stato mettere sulle pettorine "sarò con te, tu non devi mollare", esatto. Che poi era semplicemente il preludio, no? La prima parte della frase che portava Napoli torna campione. Anche queste piccole cose lui ha capito perfettamente la città, come gestirci, che siamo particolari. Molto. E lui ha capito tutto, è stato l'artefice secondo me. Senti, ma un'intervista a De Laurentiis in stile Alici come prima, come la faresti? Non saprei, io ho intervistato De Luca e mi sono giocato, penso, tutta la mia... Ma è andata in onda? Sì, l'intervista a De Luca.
fatto 2 milioni di visualizzazioni su TikTok, un milione. Ti sei giocato qualsiasi posto in regione comune, quelle te le sei giocate. Se pure se punti a un posto in comune o in regione, che lo voleva raccomandare. Quella te la sei giocata. A proposito, altro che lanciafiamme, poi. Ho chiesto qual era la mozzarella più buona tra quella di Caserta e quella di di Salerno. È uscito una gag clamorosa che è andata pure su Crozza, sì. Su Rete 4. Però lui non si è lamentato dicendo non caricare questo video. No, anzi è stato. E altro che in regione, però mi hanno cominciato a chiamare tutti i sindaci della campagna per fare. Ma viene a farle pure a noi, certo. Ti dicono anche a noi dove è la mozzarella più buona. Però De Laurentiis, no, non saprei cosa dirgli. Ci sono persone che preferisco non conoscere. Chi ti piacerebbe intervistare, fare una intervista stile Alice come primo? Dici nell'ambito calcistico? In qualunque ambito, in generale. Mi piacerebbe intervistare Max Pezzali o Caparezza, perché sono sicuramente le persone sulle quali sarei più preparato a fare un'intervista, che sono ovviamente i miei idoli. Certo, chiaro. Vabbè, ovviamente insomma la nostra generazione. Però, tra gli 883, anche in quel caso non è bello conoscere i tuoi idoli. Esattamente. Guarda, io l'ho vissuto. Guarda, io l'ho vissuto ieri, paradossalmente. Cioè, intervistare una persona che conosci. Ieri è venuta Flavia Bragale, un'artista che io conosco da tanti anni. Ti dico che, cioè, se tu conosci la persona, interfacciarti da intervistata a intervistatore, è complicato. Cioè, ieri ho avuto difficoltà, francamente. Secondo me, tu quello che intendi E intervistare il tuo idolo, secondo me, può anche. Ti spegne un po'. Ma che gli chiedo, se questo mi dà una risposta che magari io non mi immagino, non è che poi cambio idea su di lui. Soprattutto perché ti può stare antipatico. Tu chiaramente l'hai idealizzato il tuo idolo, e quindi se poi ti sta sulle palle. Ci rimane male, non c'è più sei l'idolo. Malissimo, stai proprio male. Infanzia rovinata, sì. Poi quindi evitiamo. A volte le fantasie è meglio lasciarle così. Ho usato una parola molto ambigua. Fantasie. Però te lo dici da solo, bravo. Ormai sei veramente. Sì, ho elaborato mentre lo dicevo. Flavia Bragale, avevi delle fantasie? Non bravo, lascerò nessuna dichiarazione in diretta. Si può tagliare in diretta questa cosa? No, ormai ci sei sui social, quindi mi spiace, ti dai la zappa sui piedi. Voglio tornare anche alle Iene, perché tu hai detto c'è grande libertà eccetera eccetera, però c'è anche diffidenza molto spesso da parte del pubblico. Queste cose sono finte, queste cose sono è vero, quanto c'è di vero? Il pubblico dice sempre che tutto è finto. È sempre tutto finto per il pubblico, invece almeno alle Iene è sempre tutto vero. Ti dico la verità, pure gli scherzi, tutte le mazzate che prendono gli inviati, sì. Tutto vero. Gli scherzi spesso ci hanno accusato che fossero finti, ma in realtà sapessi le difficoltà per farli, cioè i giorni di appostamento, i giorni falliti, che tu volevi fare quella cosa e non ci sei riuscito, altro che finto, no, tutto verissimo. Anzi, io ho assistito a dei cazziatoni perché c'era stata qualche piccola modifica della realtà. Ok. Ma comunque rimanendo nel vero, certo. E quindi sono stato. Era qualcosa per romanzare un po' di più, però alla fine sempre era anche uno show, chiaro. Però si dice sempre la verità, mi dovete credere, almeno alle Iene, poi, o almeno fino a che c'ero io, certo, non so. certo. Appena se sei andato a posto, ragazzi, torniamo. Tornato Lucci, è tornato poi magari. Lucci è andato a Striscia, io sì. Mannaggia, sono arrivato io e sono andato Lucci. Però quindi adesso tu lo insegui, il prossimo step è Striscia, insomma, passare per Striscia, prima o poi lo acchiappi, Enrico. Prima o poi, l'ho acchiappato a Sanremo quest'anno, l'ho detto, però. Proprio per la mia teoria sugli idoli che ho detto prima, ho detto: Enrico, ci possiamo fare una foto? Basta, non voglio sapere nient'altro. E poi nella foto, io ho conosciuto tutti nella mia vita, ho avuto la fortuna di sedermi anche a tavola insieme a personaggi di non avete idea, cioè io ci ho cenato con Berlusconi, ti dico questo, o comunque con gente di tutti i tipi, di tutti i livelli, non tenga una fotografia, vedi. Però me la sono fatta con Enrico Lucci. Però solo quello, non ho voluto sapere altro. Poi dopo te la fai con noi, però. Vabbè, volentieri, siamo a tavola. A tavola è qui, non c'è cibo, però è una tavola. Lasciando stare il cibo, magari non è ancora orario, è tra poco orario aperitivo. Però. Napoli in generale, io so, cioè immagino, tu apprezzi molto la musica napoletana, perché io mi ricordo che ti incontrai al concerto di Tommaso Primo e mi pare che tu quella sera non stavi lavorando. Non so quando ti riferisci, perché ne ho visti mille di concerti Tommaso, ma perché immaginavo, un amico, al di là di mi piace, immaginavo. Artista, però
l'ho prima conosciuto come amico e poi come artista, quindi non sono mai andato da fan a un suo concerto. Però ci sono delle canzoni di Tommaso eccezionali, come Gioia e Viola, che sono delle poesie esagerate, e tante altre fatte bene. Tommaso è un vero artista, cioè lui è proprio artista, è che è scoppiato totalmente, capito, col cervello. Quindi è artista, e a un certo punto lui prende moto, mi ha detto che se ne deve andare, non so dove, forse in Cina. Ogni tanto si fa un viaggio di 6 mesi perché trova l'ispirazione Ah, ci e sta. quindi torna con un disco. Chiaro. È fatto così, Che e tra quindi l'altro 3D ha fatto 3, 4 dischi forse, tutti completamente tutti diversi tra diversi. loro, tutti sì, molto ispirati. Non scrive canzoni perché deve fare il disco. Se non ha l'ispirazione, piglia e se ne va. Giusto. Quindi, È un comunque, artista vero. sì, la musica napoletana mi piace molto, soprattutto questo underground giovane, che ormai purtroppo non è manco più così giovane come Tommaso, che c'ha la mia età, Beh, oppure ha La ringiovanito un Maschera. po' Gabriele Esposito, l'ha Gabriele ringiovanito Esposito è un arrivato e sta facendo molto bene, sicuramente avrà un successo. Ci sta Federico Di Napoli, che pure è un Sì. ragazzo che io stimo molto, che ha una voce eccezionale. Sì. E quindi io tifo molto per Napoli e per i Certo, in napoletani in generale. qualsiasi ambito. L'ambito musicale, secondo me, è un po' a volte stesso dal napoletano sottovalutato o c'è del pregiudizio. Quindi, perché la musica napoletana non è solo neomelodica, che pure può piacere, però esiste una qualità nella musica napoletana con i Foja, La Maschera, Certo, Tommaso Primo, in Eugeneo Gabriele anche Esposito, adesso. Eugenea, quelli addirittura proprio su uno stile Sì, diverso, totalmente sì, chiaro. diverso. È un Lo stesso genere Liberato a che. me Sì, piace, chiaro, cioè, quindi c'è chiaro. Poi, tra così l'altro, tanto. questi qua, Liberato, forse, ho visto, ha fatto il concerto a Milano, quindi in realtà è salito di più. Gli altri rimangono sempre un po' ancorati a Napoli. Forse solo Geolier, che però fa un genere completamente diverso, è Perché arrivato. Geolier è come se cantasse in una lingua straniera Esatto. il rap, e quindi tu Un se po' l'inglese, come a l'inglese. Milano si sentono Geolier come si possono sentire Eminem, Sì, perché lo puoi chiaro, conoscere l'inglese scolasticamente. Se non sei laureato in inglese, Eminem lo capisci chiaro. poco, Chiaro, perché assolutamente. parla così veloce che tu non capisci tanto. È lo stesso Geolier, per fuori. Io Sì. sono fidanzato con una ragazza di provincia di Asti, quindi in Asti. Piemonte, che oltre a essere innamorata della cultura napoletana è innamorata anche della musica napoletana. Quindi a volte cioè lei mi ha avvicinato per esempio a Geolier, Ah, vedi, dal Piemonte. questo è quasi Vive a paradossale. Napoli da Certo, qualche però anno, però è proprio lei che io ti ho non, detto, quasi che ascolta questo io l'ho ragazzo. sottovalutato. Lo conoscevo ovviamente, che è famosissimo, però non avevo mai ascoltato Chiaro, bene, chiaro. e ci sono delle canzoni di Geolier validissime. Assolutamente, Poi io non sono un assolutamente. grandissimo amante della trap, In generale, sì, proprio. chiaro, Ma di questo rap infatti. moderno che parla di soldi, queste cose qua, perché per me Però quando parli di rap. ascoltarlo anche No, come però lui ha dicevi anche tu. contenuti. Sì, chiaro. Anche a livello musicale, cioè magari se non ti piace il testo, comunque musicalmente la musica è Però io orecchiabile. invece non, difficilmente stacco il contenuto dalla musicalità. Ok, Io sono ascolti un sempre il appassionato di testo. musica italiana e napoletana perché capisco quello che dicono, quindi non sono un grandissimo appassionato della musica straniera perché non sempre mi riesce a far emozionare, in quanto può Certamente. essere bella la musicalità, ma non Però capendo magari il bene quello che dico. testo. Allora la canzone perfetta per me è quella che ha una musicalità bella e che poi ha Contesto un po' di una comprensione del poesia. testo che capisci. Sì, infatti uno dei pochissimi con cui ho la foto è Erminio Sinni, Ah, vedi. Che perché ha fatto per me una delle canzoni più belle mai scritte nella storia della tra l'altro è musica italiana. diventata nota a molti Dopo dopo. The The Voice Senior. Voice, noi a Napoli la conoscevamo per Cerchietto, che a fine serata non è Quella mai è un una classico, serata senza senza. mettere tu davanti a me. Però per esempio già a Roma forse lui è romano, lo conoscono, È un po' di più, credo ma di sì. penso che a Milano non lo conosceva nessuno Erminio Sinni. E Sì. oggi Lo invece fortunatamente, conosceva solo Gigi D'Alessio a The Voice, tra l'altro. Quando si girò era l'unico perché che. Napoli, ma Clementino, non so, ha fatto quasi finta di non, non, no, finta no, ma forse non ha associato subito. Non ci posso pensare che Clementino non lo conosceva Erminio Sinni. Infatti poi poi Clementino però lo l'ha conosci di invitato al suo persona, tu. compleanno, ma ovviamente ha fatto 40 anni e c'era L'ha pure Erminio. invitato? Vabbè, chiaramente ormai è impossibile dire che non lo conosce perché ha The Voice. Ma non mi ricordo con chi andò. Chi Mi pare scelse con con Gigi. Puma. No, con Gigi. Secondo me lui è talmente una brava persona che dopo se lo sono presi come Sì, ha proprio la faccia da brava persona, bravo, tipo il troppo tipico bello. zio che sei felice quando viene a Quando casa. arriva, sì, e lo Non vuoi quella zia mantenere nelle zitta, cene, quando nelle arriva. cene di Natale che lo rivedi magari dopo un anno e te lo Sì, questa è una abbracci. sensazione, Esatto, capito? Perché è proprio bellissima, che la sì. faccina. Sì.
Senti, a questo punto anche il tuo rapporto con Napoli. Tu prima ci hai raccontato anche, insomma, andando a Milano, nell'accezione positiva, è napoletano, è svegliato. Tu che rapporto hai con Napoli e con i napoletani? Anche perché, insomma, i tuoi video sono incentrati anche su Napoli, molto spesso sullo stereotipo napoletano. No, 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 sullo stereotipo, anzi io cerco un approfondimento della nuova napoletanità, quella che è dei ragazzi, più che dello stereotipo, lo stereotipo non lo No, sì, sopporto. forse mi sono espresso io male, non tanto diciamo così lo stereotipo, però su come stanno Sulla... venendo Infatti, fuori, folklore, sì, sì. diciamo sì, sul folklore, anche su Rifiutati, sul quel folklore. molto, soprattutto con la giornata di lavoro, Sul sul folklore, è uno scioglilingua folklore, folklore. esattamente, anche su quelle che certe volte possono essere magari dei limiti di noi napoletani. Sì, i napoletani hanno alcuni limiti e alcune skill che non puoi studiare quanto vuoi e non apprenderai mai. Io ho un rapporto con Napoli che è tale che nei 2 anni che ho vissuto a Milano per le Iene non riuscivo a stare lontano da Napoli. Avevo proprio la saudade che abbiamo sentito nelle canzoni brasiliane, però l'ho vissuta proprio e penso che chi ci guarda, molti avranno fatto delle esperienze fuori, io forse anche voi. E potete capirmi, non ci riuscivo a stare lontano da Napoli. Io sono stato al massimo in 2 anni a Milano, consecutivamente mai più di 20 giorni a Milano. Poi tornavo anche solo per 3 giorni. Io Molti miei amici a Milano fanno così. Avevi tornavo sempre, sì, sempre l'area di Napoli, il qua. No, quella le non ce boccette per la l'aule boccetta così area di plastica. Napoli. No, no. Però tenevo una casa a Colonia Monzese tappezzata di Vesuvi, di Massimo Troisi, di Totò, Edoardo. Sono diventato proprio il Bellissimo. classico terrone nei miei 2 anni a Vabbè, Milano. Sentivo chiaro. solo musica napoletana, guardavo film napoletani, tenevo tutto attorno a me cose Forse hai anche napoletane. riscoperto un pochino le radici ancora di più Forse napoletane. sì, però io sono sempre stato consapevole di quanto io fossi legato a Napoli. Non ho mai avuto, molti capito, quando eravamo più giovani che dicevano io mi devo laureare e me ne devo andare. Io non ce l'ho mai avuta questa cosa. Io mi sono sempre voluto realizzare a Napoli. L'ho sempre trovato una sconfitta quella di dovertene Sì, andare. A meno che assolutamente. ovviamente non arriva una cosa enorme che puoi fare soltanto Certo. all'est, perché se vuoi fare cinema e vai a Hollywood non è una sconfitta, Direi ovviamente. proprio di no. Però se vuoi lavorare, se vuoi fare l'imprenditore e riesci a fare impresa a Napoli, hai vinto 2 volte. Assolutamente. Ma Poi tra l'altro. fortunatamente negli anni crescendo, ecco, ho detto, da piccolo non me ne volevo andare, ma oggi che siamo grandi, Napoli è finalmente diventata europea, è Vero, c'è anche diventata una una capitale. A rivalutazione, c'è una livello di rivalutazione cinema, soprattutto, a livello cinema e televisione, stanno culturale in uscendo generale. serie, film, tutti ambientati a Napoli. Tutto a Napoli, è super pop Napoli oggi. Sì, noi Sì. parlavamo l'altra volta, mi ricordo con Gennaro, se Sì, non sbaglio, tante esatto. serie, tanti film, Questo. molti carabinieri, Criminali, criminali, arrestati, quindi, lo so, però. certo. Sarebbe pure brutto fare il film sulla pizza e il mandolino, Beh, vabbè, quello. vabbè. No, però voglio dire, voglio porre un accento su questa cosa. Non avete paura, io a volte ci penso che il fatto che Napoli sia diventata così pop possa farci perdere un po' di verità. Napoli è sempre stata bella Un po' come l'idolo perché è alla difficile fine. da capire. Tutta questa esposizione, tutto questo turismo, tutto questo omologarsi anche all'Europa, forse c'è il minimo pericolo di poter portare a essere a noi meno veri, meno veraci. Meno napoletani, Però, diciamo. d'altra parte, se molte persone sanno la mesa VIP perché se hanno avuto uno sprizzare a 1 euro oppure una casa vacanze, allora ben venga, e questo è soltanto Vabbè, così. chiaro, e Ci l'evoluzione secondo sono due me è facce. Sì. inevitabile, l'evoluzione di una cultura. L'evoluzione sì, il cambiamento come diceva Andrea secondo me no, cioè Napoli non può Ma secondo me prescindere dalla sua rimane. napoletanità, Secondo me dall'essere rimane un po'. napoletano. Hai visto Chris Martin che ha cantato Napule, che ha cantato tra l'altro bene, gli hanno Sì, fatto i complimenti, che canta meglio di molti italiani che certamente. improvvisa il napoletano. Ha fatto lo stesso a Milano cantando O mia bella Madonnina, anche perché solo quella canzone c'era, Che cioè voleva che cantare? cantava. Lucia Sanzino doveva Ah, cantare. c'è stata molta differenza a livello emotivo. Poi magari sono io che Certo. parlo da napoletano, Ma però. noi abbiamo un'identità con la nostra terra che non c'ha nessuno in Italia. Questo è vero. Nessuno. E non so se avete visto Tiziano Ferro che ha cantato con Massimo Ranieri I Son Pazza. L'ultimo concerto? Sì. Al Samba è stato bravissimo, anzi al Maratona è stato bravissimo. Sì.
Napoli in questo momento è questo. Napoli, io l'ho, almeno l'ultima volta ho parlato un po' di un risorgimento napoletano, però io sono d'accordo con quello che dicevi tu, questo risorgimento che sta ponendo Napoli sotto le luci dei riflettori non deve portare a un cambiamento di Napoli, a un miglioramento questo sì, ma il cambiamento intrinseco di Napoli e dei napoletani no, perché sarebbe una sconfitta, perché Napoli è questa, Napoli non può Sì. essere cambiata né tantomeno deve omologarsi a qualcuno, che penso che Napoli sia sempre stata una città che tradizionalmente e storicamente non si è omologata, e questa è stata anche un po' la forza La forza. di Napoli, quindi hai detto una cosa molto molto bella, molto molto profonda. La mettiamo nel libro questa magari. Se c'è un biografo che ci sta guardando, Già siamo a buon punto, segni già tutto. siamo a buon punto. Così come purtroppo è volata questa ora, perché avrei continuato a parlare ancora tanto tempo con te, ti credo proprio l'ultimissima flash. Alici come prima, abbiamo visto prima tutti quelli che sono i refrain. Mi dici la cosa che ti ha reso più fiero di questo tuo progetto, di questo tuo percorso, o magari anche quella più divertente che ti ha fatto divertire. No, Fiero mi piace di più. Ieri un tizio al semaforo si è avvicinato, mi ha bussato e ha detto grazie per tutto quello che fai. È Bellissimo bello questo. che me... grazie per quello che fai, che Non te significa... l'aspetti di No, solito. grazie per quello che fai, non me l'aspetto. Secondo me significa semplicemente un ringraziamento perché la gente si diverte, ha capito lo spirito di Alice come prima, che non è prendere in giro, non è bullismo, ma è divertirsi insieme e soprattutto intrattenere. Quindi... Il fatto che le persone mi siano grate perché facciamo intrattenimento per tutti è gratificante al massimo. E una delle cose che facciamo, che abbiamo fatto negli ultimi anni, è quella di cercare ogni tanto di restituire qualcosa a questa meravigliosa città che ci ha dato tanto. E quindi ogni tanto ci concediamo un video in cui abbiamo rimesso i denti a delle persone che non potevano permetterseli. Poi l'abbiamo fatto con Lino Orso, che questo è diventato un po' più famosa come cosa. Però Lino era una persona che soffriva di questa cosa e abbiamo fatto un'opera di bene. Però non solo perché lui aveva i follower, ripeto, l'abbiamo fatto anche con delle persone non famose. Abbiamo messo tre persone di tre età diverse, di due sessi diversi su tre, perché non se lo potevano permettere, gli abbiamo rimesso i denti. Un ragazzo non si poteva permettere una dieta fatta bene, l'abbiamo seguito per 3 mesi, l'abbiamo fatto rimanere. Ogni tanto cerchiamo di restituire quello che abbiamo avuto, e oppure per Savi, mo con Cerrone abbiamo fatto Sì, quella ne abbiamo cosa parlato per anche la con lui. raccolta fondi. Quando possiamo cerchiamo di restituire. E questo mi rende orgoglioso, il fatto che il potere del web a volte poi dopo noi cerchiamo di farlo tornare indietro. La faccia bella del web. Allora te lo diciamo anche noi, Ammira Rossi, Bellissimo. grazie per quello che fai tu e tutto lo Grazie mille. staff di Alici come prima, grazie per aver accettato il nostro invito. Ti aspettiamo poi qua per il libro e la biografia, Va che bene, tanto allora ormai ci vediamo l'anno prossimo. lo Ah, già abbiamo subito? Lo segnato. scrivi È subito, un quindi. annetto, Ci sì, mi prendo un sta, annetto. ok, ottimo, ottimo. Quello si dà sempre una data iniziale, poi Poi si solitamente sposa, tende poi a si calare, inserisce. si crea hype e poi lo facciamo. Perché già ci abbiamo tutto in mente. Sarei Ottimo. anche tu Perfetto. partecipe. Devo dire grazie anche a Vittorio Emanuele Bernardo in cabina di regia per Assolutamente. tutto quello che fanno ogni giorno qui a Calcio Napoli 24 e anche al nostro Vincenzo Testa, E che grazie mille anche ringrazio. a te, Riccardo. Prego. Mafia. Ecco, prego, assolutamente prego. Vincenzo, tra l'altro, noi domani saremo di nuovo, nuovamente in onda. Oggi però non ce la faccio a parlare. Nuovamente in onda con gli occasionali dalle 17 alle 18. La puntata, questa qui, la trovate questa sera dalle 21 sul nostro canale YouTube. Però a breve uscirà anche qualcosina sulle maglie che Non stai spoileriamo nulla. preparando, perché lunedì ci sarà la presentazione delle nuove maglie. Tra poco troverete anche su Calcio Napoli 24 un render che abbiamo realizzato con il nostro Manuel Guardasole. E a breve, tra l'altro, ci sarà anche recap, perché si torna a parlare del Napoli. Oggi i sorteggi, prima giornata con il Frosinone, si concluderà invece il campionato con il Lecce. Grazie ancora ad Andrea Rossi, grazie mille Andrea. Grazie a voi ragazzi, sono stato molto bene. Grazie mille. Un saluto e ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Gli occasionali torna domani a partire dalle 17. Tra poco recap e tutte le ultimissime sul Napoli.